Ciao a tutti, benvenuti al nuovo Cosa 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 di questa settimana. Oggi è il 15, sì, è il 15 di giugno, quindi Cosa 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 di metà di giugno. Faccio questo video nel frattempo che c'è la pausa tra Svizzera ed Ecuador. Perché? Perché la passione del mondiale, la febbre del mondiale mi ha attanagliato, quindi devo sfruttare tutti i piccoli spazietti per fare questo video. Tra l'altro, a metà della settimana, il mio punto di vista sarà proprio sui mondiali, sull'offerta dei mondiali, su cosa è cambiato nel modo di far vedere il calcio e anche un po' sul cinema e calcio, ma vabbè, insomma, magari ve ne fregherà fra qualche giorno. Cosa vedere questa settimana? Non film, settimana prossima ci saranno ben due film molto belli che usciranno appunto il prossimo giovedì e di cui vi parlerò, o di uno o di tutti e due, vediamo. Continuo a parlare di serie. Cosa vedere? Game of Thrones, che magari non ve lo devo suggerire io perché già lo starete vedendo tutti. Però, se non l'avete visto, buttateci un occhio. Per chi non lo conoscesse, Game of Thrones è una serie HBO che va in onda in Italia su Sky Atlantic, poi anche su Rai 4 in chiaro. Su Sky Atlantic stanno andando in onda le nuove puntate, le puntate della nuova stagione. Ed è una serie, diciamo fantasy, però se non avete voglia di vedere maghi che lanciano incantesimi, nani, elfi, robe tipo Signore degli Anelli o peggio, per quanto il Signore degli Anelli ha tutta la sua gloria e la sua stima, la mia stima, la gloria è sua, la stima è mia. E, questa serie, tratta dai romanzi di George Martin, è in realtà se non proprio una rivoluzione nel fantasy, una rilettura del fantasy. Si prende il fantasy, la materia del fantasy, la si rende molto più vicina al romanzo storico, molto più vicina agli intrighi di corte, al gangster movie in un certo senso, e la si applica alla serialità HBO, quindi con un certo tipo di racconto molto particolare, con la scrittura in primo piano, con delle regie fortissime, violenza, spettacolo, ma senza tradire mai l'intelligenza dello spettatore. Questa quarta stagione che sta andando in onda, secondo me, si sta riprendendo dai limiti che la terza stagione, la precedente, ha mostrato. Ovviamente c'è la trama forte di Tyrion in carcere, che dà quasi adito a una sorta di legal drama che è molto appassionante, le varie storie che si intrecciano, ma se nella scorsa stagione tutte le varie trame si disperdevano, invece in quest'annata gli autori hanno messo molta mano con molta più compattezza, con molta più forza, e le regie sono molto migliori. Non ho ancora visto tutta la stagione, anche perché non è ancora finita, però questa quarta stagione che sta andando in onda in questo momento in Italia e in America è davvero notevole. Ovviamente alcuni personaggi straordinari come Caris Van Houten, che è un personaggio meraviglioso, i colpi di scena per cui muoiono dei personaggi che non lo diresti mai, ma questo è entriamo nello spoiler. Se amate colpi di scena, ma anche una scrittura forte e una visione del fantasy che sia adulta, matura, seria, Game of Thrones, io ve lo consiglio. Cosa ascoltare? I Guilt Machine sono un gruppo più o meno, diciamo, metal, tra metal progressive, metal estremo, classico, olandesi, che nascono dagli Aireon, che se non li conoscete ve li consiglio, e ovviamente vi metto poi sotto i link per ascoltarli, e hanno, diciamo, hanno fatto, mi pare, solo un disco, vado al volo a controllare, credo sì, hanno fatto solo un disco, si chiama On This Perfect Day, che è del 2009, io l'ho sentito in questa settimana, ed è un grande disco perché sa mescolare il meglio del metal classico con le sue sfumature epiche e sinfoniche. Alcune delle cose più interessanti del nuovo progressive, ossia il progressive che ha superato ormai la sindrome di Dream Theater, e anche però con delle sfumature molto, molto particolari, molto inventive. Ci sono quei tocchi del miglior death e black metal. È un gran bel gruppo, è un gran bel disco, una gran bella scoperta. Ovviamente, ascoltateli qua sotto. Cosa leggere? Eccolo qua. Credo che si veda I Canti della Forca di Stefano Bessoni, un libro che è uscito fine anno scorso, inizio di quest'anno. È un libro, come potete vedere, se si vede bene, illustrato. Sono una raccolta di appunto canti, di poesie, di piccoli poemi di Christian Morgenstern, che è uno scrittore
tedesco di fine XIX secolo, di cui tra l'altro quest'anno si celebra il centenario della morte, tra l'altro morto in Italia a Merano. Bessonia ha scoperto non solo questo poeta, ha scoperto i suoi canti della forca perché sono stati scritti proprio sui patiboli di alcuni personaggi. È una sorta di antologia di Spoon River, però in chiave completamente macabra, grottesca, a cui Bessoni ha rivisto, riletto e reinterpretato i poemi e aggiunto come dire, appunto, delle bellissime illustrazioni. Tra l'altro, il libro è corredato da DVD perché non c'è solo un libro, ma c'è anche un cortometraggio e uno non può fare a meno dell'altro. Se amate le atmosfere di Tim Burton, ma più che di Tim Burton, oserei dire di Harry Selick, cioè quella magia favolistica che diventa allo stesso tempo nera, grottesca, funebre, questo libro è un consiglio che vi do anche perché poi Stefano Bessoni è un talento che va conosciuto ed apprezzato e magari, perché no, proprio da questo progetto multimediale. Vi saluto, vi ringrazio, condividete e consigliate questo mio video a chi vi va, iscrivetevi al canale se vi va. Ci vediamo, credo domani, con Alain René, con il Chiedi chi era, tra mercoledì e giovedì, con il punto di vista, appunto, come dicevamo, sui mondiali di calcio in Brasile 2014 e il prossimo fine settimana con i nuovi Chiedi chi era. Tra l'altro, se siete interessati, io ho fatto da poco un vlog dedicato a Davide Donatello e ve lo metto qui. Sì, ve lo metto qua, perché no? Di solito lo metto qua, oggi lo metto qua. Un vlog, un esperimento di vlog appunto su Davide Donatello con degli amici di cinefilos.it. Bacio a tutti, ciao! Ah, pensavo di aver stoppato e invece no.